Centro Fisico di Montichiari si appresta ad ospitare questa nuova edizione del progetto Casa, presentazione come al solito qui in Broleto con il presidente Daniele Mulgola. Ancora una volta un grande evento, un evento importante su due weekend. Sì, sicuramente un evento importante in un settore che a Brescia è sempre stato in particolare valore, e il fatto che noi oggi abbiamo un'ulteriore edizione nell'idea è quella di riuscire a dare maggiore ancora sviluppo a questo settore che evidentemente in questo periodo di difficoltà ha sofferto in maniera particolare. Rimane comunque un settore di grande importanza e quindi questo ci fa pensare che manifestazioni di questo tipo possono anche dare maggior conferma dei timidi dati di ripresa che si sono verificati nel primo semestre dell'anno. Ecco i temi di questo salone, appunto edilizia, settore sposi, arredamento, un momento particolare, la gente continua a sposarsi, il settore economia dà segnali, come dicevo, probabilmente positivi, ma per chi si deve sposare probabilmente sarà duro, mutui, non mutui. Ma la questione dei mutui è relativa soprattutto più alla concessione che alla necessità dei mutui. Oggi i tassi sono bassi e noi evidentemente in termini generali occorre che si lavori sulla certezza del lavoro. Questo dà evidentemente maggiore facilità di intervento da parte di chiunque nell'acquisizione e nell'acquisto di una casa. La concessione dei mutui oggi ha passato momenti più difficili, rimane il fatto che comunque questo momento positivo per il fatto che i tassi rimangono bassi. Occorre che comunque le banche facciano sempre la loro parte e che rendano meno onerosi in termini soprattutto di oneri accessori, questi sono i pericoli che ci sono dietro l'angolo. Operazioni finanziarie di questo tipo. Progetto Casa 2010 alle porte da sabato 18 in due turni, due weekend, ovviamente Centro Fieri Montichiari. Enzo Giorgi è il direttore del centro, nuovo appuntamento importante per quanto riguarda un po' tutto. Sì, è importante perché è una nostra manifestazione di rilievo del secondo semestre, in particolare appunto di questo mese di settembre, come ha già ricordato da sabato 18 fino a domenica 26, è una manifestazione che annovera ormai anche quest'anno 180 espositori in un percorso obbligato di oltre 2 km, sono attesi 25.000 visitatori, 5 capannoni utilizzati e quindi è la conferma che nonostante il momento economico le problematiche relative alla casa sono problematiche che fanno sempre presa sul nostro territorio. Orari di apertura? Gli orari di apertura sono il sabato e la domenica dalle 14 alle 22, il sabato e dalle 10 alle 22, durante la settimana lunedì, giovedì e venerdì, e apertura serale dalle 17 alle 22.